Radioascoltatori, abbiamo in diretta con noi Katia Ricciarelli, che saluto. Katia, buongiorno. Buongiorno, come state? Stiamo bene. Dai, intanto, prima di tutto, grazie per questa sua disponibilità, diciamo, ad essere a stare con noi questo minutino al telefono. Di Katia Ricciarelli sappiamo tutto, no? Giusto? Beh, insomma, più o meno. Intanto sei una nostra, posso darti del tu? Certo, con piacere. Sei una nostra conregionale, io mi chiamo Roberto Gennaro, sono direttore artistico di Radio Sorriso, appunto sei conregionale perché tu sei della provincia di Rovigo, io sono di Abano Terme, dunque insomma siamo quasi vicini di casa. Siamo vicini di casa, hai ragione. Siamo vicini quindi... di casa. E poi la storia tua parla da sola, insomma, cioè sei una signora numero uno a livello nazionale, ma poi direi anche a livello mondiale, no? Per il tuo genere, giusto? Sì, diciamo che la mia storia artistica, vabbè, è quella che è, lo dovete dire voi. Sì, beh, no. Però quella, diciamo, personale è un bel romanzo, la mia vita, quindi... È un bel romanzo, insomma, sì. No? Hai fatto un libro, mi sembra, su questo, no? Sì, l'ho fatto in febbraio, uscito con la PM Mondadori, sì. E racconta un po' della mia vita, però intervallata da tante cose artistiche, attraverso 10 personaggi del melodramma, quindi è molto simpatica la cosa, sempre con grande ironia, logicamente. È chiaro. E una cosa da ricordare, che tu da buon veneta ami la tua terra, ovviamente, e sappiamo che domenica... Moltissimo. E sappiamo che il giorno di Santa Lucia, che sarebbe domenica, sarai a Bassano del Grappa, giusto? Sì, ci conto e ci vediamo sul ponte, cosa dici? Ci diamo la mano. Magari a prendere una Nardini, sai che c'è la grappa. Ma come, non la bella grappa, sì. La bella grappa Nardini. Allora ricordiamoci appunto di Katia Ricciarelli, che sarà il giorno, il 13 appunto di dicembre, in questo club di Bassano, no? Al Show Dinner Club di Bassano del Grappa, giusto? Sì, credo di sì, io non sono, so che mi prendono, mi portano. Scusami, ma questa vita da artista com'è, Katia? Dimmelo, perché un giorno non si sa mai che anch'io ma magari... Guarda, io mi sono definita un clown di lusso, perché sono nata per fare questo lavoro, lo amo tantissimo, spero di far divertire la gente, quindi siamo dei clown, anche tu del resto. Sì. Certo, intratteniamo il pubblico, e quindi è molto affascinante come vita, chiaro, faticosa, nascondo che è molto faticosa, però la mamma diceva non te l'ha ordinato il medico. Difatti lo facciamo per... Ecco. Io spero, cioè io lo faccio per passione, prima di tutto, perché poi dopo è un lavoro che ti piace. Sì. Perché finché c'hai questa carica dentro che ti senti di volerlo fare, lo fai più che volentieri. Certo, anche perché vedi, io, scusami, non posso fare altro perché in casa non so manco fare la calza, quindi... Mamma mia! E la bistecca la sai cucinare, sì? Sì, una scottadina. E via che va. Vabbè. Bene, grazie Katia, scusami ciao, la confidenza. Tutti, ma figurati. Scusami, ciao, la confidenza, e speriamo un giorno potessi incontrare, magari conoscerci davvero. No. Ok? Ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao Katia. Grazie a te. Ciao. Grazie, ciao.